Ehi, la ciurma, io sono Mazzetes e questa partita contro Jazz è molto tosta. Perché l'ho già provata, una volta ho crashato il gioco, le altre volte ho perso molto miseramente. E quindi ho deciso di creare un deck nuovo, un deck basato sulle carte rosse e con un po' di carte verdi. Il cui obiettivo principale è quello di fare un fracco di danni, soprattutto tramite dei meteoriti o delle carte così, che possono prendere come target o una creatura o un giocatore in modo da cercare di fare i più danni possibili e il più in fretta possibile, perché questo è un avversario davvero complesso e ci sarà da litigarci un po'. Sì. Proviamo a mantenerla. Allora, ho provato a cambiare mazzo radicalmente, ne ho creato uno nuovo e voglio vedere se riesco a fare qualcosa di interessante questo giro. Sì, io andrei di Shock e player su Jace. Jace, quello che è. Iniziamo togliendogli 2 punti e vediamo un po' cosa succede. Adesso vediamo. Speriamo che vada bene questo giro, perché davvero mi sono trovato proprio un po' nei guai e a volare. Però spero di riuscire a farcela, insomma. A tirarlo giù. Una foresta. Sì, facciamo una foresta così posso fare il ground assault. Ah no, ma non mi conviene perché ho poche terre. Niente, quindi continuiamo. Ci farà dei danni. Ci farà dei danni, però dobbiamo cercare di resistere il più possibile. E cercare di fargliene il più possibile. Mi attaccherà, mi toglierà 2 danni, esatto. 2 punti vita, nel senso. Prima mi è venuto un nervoso, ragazzi. Ma un nervoso. Ma un nervoso giocare contro questo tipo. Un fantasma 2-3. Adesso vediamo se ci vengono un po' di terra. Allora, io punterei a giocare quello. Qua mi dice di usare questo, no, ma non mi conviene perché darebbe solo 3 danni. Mi conviene giocarlo più tardi quello. Allora, io direi di fare 3 danni a lui oppure 3 danni a una creatura. Noi andrei direttamente su. No, io sulla creatura, io andrei su quella. Così da evitare che ci attacchi. Allora, questa la teniamo all'inizio o alla fine? Io la metterei alla fine. Conviene. Allora, quello l'abbiamo eliminato. Forse era meglio fare dei danni a lui, però avevo paura che poi iniziasse a farmi troppi danni con le sue creature. Quindi è meglio iniziare un po' così, anche perché in questo mazzo non ha tante creature, ha più magie, diciamo. Quindi ho bisogno di qualcosa che mi possa proteggere mentre. Però quello lo dà solo su una creatura, quindi non mi conviene ora perché lui è solo un 2-1 e fargli 4 danni non mi sembrerebbe di sprecare un po' questo Ground Assault. Ok, ogni volta che uso un'abilità blu o gioca una carta blu, mana blu, prende un punto vita. Infatti. Mi toglierà altre 2 vite. Per ora non ci sta andando bene. Anche perché. Non abbiamo avuto ancora tantissime. Però questo fa 5. Esatto, fa 5 danni. Appena avrò abbastanza carte da giocare. E beh, dai, facciamo che bruciarcela. Sì, mi sono stufato di prendere danni a gratis.
Anche se avrei preferito utilizzarla su qualcosa di meglio, però stava iniziando a fare davvero troppi danni e quindi non ho voglia di prendere altri danni ulteriormente. Lui è tornato a 20, io continuo a essere a 14. Allora, mettiamo il Guild Gate, però non ho ancora comunque abbastanza mana. Mi sta venendo davvero delle brutte carte. Brutte carte, brutte carte, brutte carte. Allora, lui gioca un fantasma. E ha preso di nuovo un... Allora, questo è... Ci sta. Allora... Una terra da mettere tappata. Allora mettere un Guild Gate. Ah, ma non ho più Guild Gate. Ah, no, perché forse non lo considera qua. Allora, mettiamo un... Sì. Una nella mano. Un'altra montagna, sì. E una foresta. Ah no, confermo. Ok. Poi giocherei un Guild Gate. E andiamo. Questa battaglia è abbastanza tosta, ho trovato anche su internet altra gente che ha avuto dei problemi su questa battaglia e vedremo di fare il possibile. Tra l'altro mi hanno detto invece che ci sarà un altro tizio che sarà ancora più... Ah, quella... La rimette in mano e la rigioca. Perché? Scusami, non prende da... Non è una spell. Perché ha preso? Boh. Ah no, l'ha preso da quell'altra. Phantasmal Bear. Io ho creature solo che costano un sacco. Questa non mi dispiace proprio per niente. Allora, giochiamo questa e facciamo questa. Perfetto, e poi fare un Explosive Impact. Vengevine cos'è? Io farei anche un Explosive Impact. Facciamo questo, dai. Meglio. E attacchiamo con questo. Sì, perché adesso non ha creatura a difendere, quindi... Facciamo 4 danni. Non sarebbe male avere anche un po' di lifesteal. E questo me la rimette in mano. Vabbè, non grave. No. Plucka Worm 7-7 con Trample. Sì. Non posso fare altro, vero sto turno? No, infatti. Però la partita inizia a essere già più interessante. Claustrofobia, me la blocca per sempre. Tappata forever and ever. A meno che non mi venga... Eh no, Angelic Edict non ce l'ho. Ah, l'ha bloccata 2 volte. Quindi proprio non la muovo più per sempre. Shock 2, ma scusate, io farei un Explosive Impact. Su player, lui. E poi anche uno Shock. E gioco un Elvish Pioneer. Anche se non posso usare la sua abilità, però se non altro ho qualcosa per bloccare, diciamo. O per fare dei danni in più. Ok,
Non mi piace, questo lui sta prendendo davvero troppi punti vita, altrimenti sarebbe già un po' morto, diciamo. Gioco questo, poi però non ho abbastanza per giocare questo, sì. Sì. Su questo lo giocherei. Il suo mazzo dovrebbe avere solo due di questi claustrofobia. Quindi dovrebbe andarmi bene. Però io ho un first strike, quindi dovrei tirarlo giù senza prendere danni, no? Meglio così. Meglio così. No, beh, lui adesso prende degli altri punti vita. Però comunque un 7-3 che non è male. Allora. Perfetto, non ha giocato niente. Un Guild Gate, vabbè. Io adesso attaccherei con questi due. Mi vado a togliere 8 punti vita. Vai, perfetto. E la storia si sta ristabilendo un attimo, insomma. Adesso speriamo di pescare qualcosa di interessante. Ok, non ho neanche ancora giocato l'ameba, per fortuna. Che non si chiama ameba, si chiama qualche cosa, altro, non lo so. Però, ok, del mana. Non male. Una montagna e un'altra montagna, dai, anche perché alla fin fine sono più montagne quelle che mi servono. Otto danni in più. E forse questo giro riusciamo a farcela, ragazzi. Io ne sarei davvero molto contento perché con il mazzo di prima proprio non riuscivo a cavarne un ragno dal buco proprio, ma proprio niente, niente, niente. Sapete che ho dovuto provarci un sacco di volte. Vabbè, questo è tostino, eh. Perché adesso mi butta 5 carte del mazzo nel cimitero. E se ce n'è alcune che gli interessano, lui può prenderle e giocarle. Però lui non dovrebbe avere dei. Cioè, lui è tutto blu, quindi non potrebbe giocarle. Però questo a volare comunque sarà un po' tostino. Devo vedere se mi esce qualcosa di interessante. Ma questo posso giocare? No, no, che non posso giocare. Piatto ricco. 10 al giocatore. Ciao Jazz! Distrutto! Grande ragazzi, sono davvero orgoglioso di questa vittoria perché davvero ho dovuto cambiare totalmente la strategia, totalmente, però ha portato i suoi frutti, nel senso siamo riusciti a ottenere una bellissima vittoria e sbloccare anche degli achievement. E anche la nuova. Terra, diciamo. Allora, abbiamo sbloccato Mental Magic perché abbiamo sconfitto Jazz. Scusa, questo era un achievement. Ah, questo Spellbook Crafter perché ho fatto un nuovo deck. Abbiamo sbloccato questa, non so perché, ma è molto brutta. E abbiamo sbloccato il nuovo posto, diciamo, Shandalar. E allegria ragazzi, molto contento di questa vittoria, molto 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 contento. Just gives you an enchanted trinket that points the way to the Onak Catacomb on the drifting plain of Shandalar. Destroying the altar, there should be Garruk's bond to the chain veil and allow you to express his curse. Garruk mi hanno detto che è una bestia da di distruggere. Cioè, davvero. Ecco. Però dai, vedremo. Oddio, cos'è questo? C'è un audio altissimo. I've looked into your mind and tested your skills. I'm confident that you're strong enough to face the dangers ahead.
Garrick's instincts have become warped by the Veil's curse, and now he hunts his own kind. Planeswalkers. His skills as a hunter are unmatched, and he can track us anywhere in the multiverse. But it gets worse. The curse of the Veil hasn't finished working in his veins. The curse will call him back to the Onaki tomb so it can further corrupt his soul. It will turn him into a demon. And he won't just stop at destroying Shandalar. The whole multiverse lies in his path. We can't let that happen. I don't yet know how to remove the Veil's curse and save Garrick, but I think there is a way to stop his transformation. You'll have to go to the Onaki tomb, destroy the altar, and sever his connection to it. One last thing, Planeswalker. I've glimpsed into Garrick's mind. He's hunting you now. Oddio. Ok, dobbiamo andare a distruggere l'altare, ma c'è questo Garruk che adesso ce l'ha assolutamente con noi, quindi dovremmo un attimo cercare di capire cosa fare. Perfetto, ragazzi, io vi ringrazio per la visione, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a mettere un mi piace e un commento, noi ci vediamo venerdì prossimo con Magic, ciao a tutti. Ah, iscrivetevi!